piuttosto che l'uomo cominciò a far uso della ragione, conobbe che da sé solo e con le sole sue forze non poteva conseguire quella felicità a cui si sentiva portato dalla natura. Il desiderio di un'esistenza più sicura, più tranquilla e più agiata lo mosse a cercare l'aiuto ed il concorso delle forze dei suoi simili. Quindi sorsero le società, le quali, quantunque dirette allo stesso fine, per la varietà dei principi, dei luoghi e dei tempi, differirono moltissimo e nella forma e nei mezzi. L'esperienza di tanti secoli non ha fornito finora alle menti più illuminate combinazioni sufficienti per poter decidere quale sia la forma del governo più conducente alla felicità e quali i mezzi più adattati per conseguirla. Si sono trovati difetti in tutte le forme, ma non si è osato proporne alcuna che ne fosse esente. La mente più grande non seppe concepirne che una immaginaria. Non è minore la varietà che si osserva nei mezzi o proposti o praticati. I filosofi nel giudicarne non sono stati liberi di prevenzione. I mezzi da Licurgo stabiliti si sarebbero creduti impraticabili se Sparta non avesse avuto esistenza e per più lungo tempo di qualunque altra repubblica. Gli Spartani si reputavano felicissimi e tali furono creduti da filosofi più gravi dell'antichità. Ma chi è tra noi che potesse credere la loro vita sopportabile, nonché felice? La nostra immaginazione si rivolta e rimane atonica alle loro pratiche. Sicché non è meraviglia se i nostri filosofi, in mezzo a costumi sì opposti, ne abbiano formato opposto giudizio. Egli è non solamente difficile l'indagare in tanta varietà di circostanze quale sia stata la miglior forma di governo e quali mezzi migliori, ma sarebbe altresì inutile. Questa questione si decide meglio col fatto. Ottimo governo, qualunque ne sia la forma, è quello in cui tutti i cittadini sono felici, ed ottimi mezzi sono tutti quelli per cui questo fine si ottiene.